Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, è presente qui ai lavori di Coltiviamo Centenari. Beh, un ritorno alla natura, a delle pratiche sane per un corretto stile di vita. La Regione è vicina anche a queste campagne di informazione, anche per prevenire poi quelli che sono i costi sociali derivanti dalla sanità. Diciamo, la Regione soprattutto deve saper essere vicino per aiutare imprese come queste che non soltanto portano lustro nell'immagine complessiva del territorio, ma riescono anche ad offrire motivi importanti per spunti di buona prassi, di buone politiche per l'agricoltura, che chiaramente sono coniugate anche ad un interessante crescita occupazionale. Ma la Regione, oltre a guardare questo con simpatia, che può fare? Lo avevamo promesso, lo abbiamo attuato da qualche giorno, aiutare queste imprese anche ad uscire fuori dal mercato nostrano, e quindi la possibilità di incentivi alle politiche per l'internazionalizzazione delle imprese. Abbiamo presentato lunedì un pacchetto organico che prevede sino a un massimo di 500.000 euro per ogni impresa che vuole fare provvedimenti e pacchetti ed investimenti per i mercati esteri, a partire ad esempio dalla figura dell'export manager, che noi pagheremo sino ad un massimo, potremo dare alle aziende fino a un massimo di 100.000 euro per trovare professionisti capaci di trovare nuove quote di mercato estero. Insomma, la Regione deve dare sostegno con l'accesso al credito agevolato, cosa che facciamo attraverso la Trench and Cover con 64 milioni di euro che abbiamo messo, attraverso i bandi per la coesione territoriale che sono a sportello e che sono aperti a tutte quante le imprese, e adesso anche attraverso un intervento importante per internazionalizzare il proprio business.